Ciao a tutti ciurma e benvenuti da Giocherina in questa nuovissima serie su Remothered Tormented Fathers. Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video. Ci tengo a ringraziare tantissimo la ormai conosciutissima Alessandra Mirabella che mi ha donato questo gioco effettivamente già un pochettino di tempo fa, però le avevo detto ti prometto che sarà la prossima serie horror, anche perché ragazzi ho sempre sentito parlare molto bene di questo gioco e in più giusto questa mattina Alessandra mi ha mandato un link di un articolo in cui praticamente dicevano che questo gioco, se non sbaglio, è stato tipo eletto gioco horror dell'anno, adesso non so di preciso da chi, però è stato eletto gioco horror dell'anno ragazzi, quindi cioè non è uno scherzo. In che cosa ci stiamo per addentrare sinceramente non lo so, io non ho letto nulla su questo gioco proprio per riservarmi tutto l'effetto sorpresa. Lo sto giocando su PC, se qualcuno di voi se lo stesse chiedendo, per cui ragazzi io vi chiedo come sempre scusa per la questione grafica che ho dovuto mettere tipo a livello medio basso, però sapete bene che la mia scheda video è vecchia quindi non ce la farebbe a reggerlo a valori più alti, per cui ce lo godremo comunque a pieno. Lo sto giocando con il pad ovviamente perché mi trovo molto meglio e niente, non perdiamo più tempo e andiamo a cominciarlo. Ok, qua ci fanno vedere un attimino i comandi, mi auguro che ci sarà un tutorial. C'è come icona di caricamento ragazzi un metronomo, molto interessante la cosa. Mira, blocca la porta, piazza diversivo. Oddio ragazzi, allora questi comandi non è che mi ispirano molto, perché mi danno tipo l'impressione che saremo abbastanza nella pupù in certi casi. Andiamo a continuare. Ah, so, is it all true? What have you heard already? That illness, it thickened the bones, it accelerated the healing process and tissue regeneration. Is that all true? Every word. But if that's what it was doing, why call it an illness? The Lepidopterans made a nest out of the human body where they could eat and multiply. An illness is what it is. But then? Where do you want me to start? From the beginning. I'm old, Mr. Manny. My memory is not one of my strong points. Well, for example, why do they call you Madame Svenska? A name is just a trace. It is our business card, our identifier. It presents us to the world. But does it tell our story or really describe who we are? I swear, I know three or four idiots with the same exact name. Well, yes. But we are not made of that name. It is given to us. Other people choose it for us, whether it suits us or not. It doesn't tell us who we really are. That name will not give us any answers. It is only through growing old that we become the answer to the questions of our childhood. And living in Sweden the last 30 years has definitely inspired this affectionate moniker. And so, Madame Svenska, it is. And yet you come back to Italy. Why? Because I forgot. But I also forgot that I had promised to remember. Tell me. Please excuse me. Sometimes my memory needs to be jogged. There's always been a song that, as well as the name you refer to so much, has labeled my whole life, has given it a name, and it's from a name. If you can believe how bizarre and sometimes unbelievable my confused memories are to describe, that all this began. Ok, quello che vi stavo per dire è che il gioco ha l'audio in inglese, però per fortuna ha i sottotitoli in italiano, quindi da questo punto partiamo bene. Ok, comunque il gioco inizia, cioè una situazione abbastanza familiare, nel senso che si vede spesso magari che c'è un tizio che va ad intervistare, tra virgolette,
una persona che magari ha una storia molto particolare. Quindi questo ci fa dedurre che questa Madame Svenska abbia una storia molto particolare da raccontare. Spero di non aver dovuto togliere l'audio in questo frangente, ragazzi, però sapete bene che YouTube rompe abbastanza le scatole con i copyright. E lei? E lei da giovane, lei era la nostra protagonista, quindi. E lei, sì. Era scritta in italiano la lettera, attenzione. La tormenta. Mazza che intro. È stata terrificante, davvero. Wow. Ok, siamo in game. Si nota dal calo della grafica. Grazie, computer. Già. Ok, ci siamo, raga. Allora, coi valori così sembrerebbe andare abbastanza bene. Voglio provare ad alzarli un attimino. Ok, già così su medio, ragazzi. Sembra faticare troppo, davvero. Mi sa che mi toccherà lasciarlo su basso, ragazzi. Mi dispiace, ci ho provato. Vabbè, vediamo un attimino dove andare. Ok, ho provato a dirle di correre, ma a quanto pare adesso, proprio in questo preciso momento, non è in vena di correre. Anzi, no, si corre con RB. Vedete quanto sono stupida? L'avevo detto di scattare premendo L. Comando che è solito, di solito. Nei giochi, quante volte sto ripetendo di solito? Ah, vabbè, che dici? Frughiamo un attimino nei gestini? Mi sa proprio che no, non si può fare. Comunque, ragazzi, tutta sta affaticamento mi sembra un pochettino esagerato, effettivamente. La corsa non mi sembra proprio estremamente naturale, però vabbè. Devo andare davvero fino in fondo a sti pini? Ah, ok, magari c'è un ingresso qua, per fortuna, perché sennò per arrivare di corsa fino là sotto mi sa che la nostra poverina esala. Ok, dottor Richard, ok, un notary study, è un notaio? Incoraggiante, la casa tipo infestata, abbandonata. Who is it? Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Cioè che il tipo era in cura da lei, tipo, mi sembra di aver capito bene. Ho capito bene, spero di sì. Possiamo provare ad aprire? Ah. È aperto comunque, cioè, se vuoi evitare che una persona entri, mia cara tizia che mi chiudi il citofono, devi tenere chiuso il cancelletto, raggiungi l'abitazione del dottor bla bla, introduciti nella villa e incontra il dottor Felton. Sicuramente lo faremo, la nostra cara Madame Svenska lo farà sicuramente. Comunque è carino il soprannome così, Madame Svenska. Interessante, ma possiamo tipo un attimo ficcanasare da queste parti? Come sempre, ragazzi, mi dispiace non poter giocare il gioco al massimo della grafica perché secondo me renderebbe molto di più. Però, vabbè, amen, ce ne faremo una ragione. Come sempre, praticamente. E là.
L'ingresso era questa parte. Direi che vi siete dimenticati di riprendervi cura della vostra giungla, perché sta tipo prendendo il sopravvento. Oh, non è che mi ispira molto entrare qua dentro, però. Hello? The gate was open. Are you there? Hello? Is anyone there? E chiusa. Vedi? È un segno, no? Nessuno ci ha aperto, nessuno ci ha risposto. La porta è chiusa a chiave. Direi che l'unica cosa che ci rimane da fare è tipo andarcene, no? Era tipo Outlast, vi ricordate che abbiamo dovuto trovare un ingresso secondario? E ovviamente poi è andata come è andata, cioè di merda! Per cui perché dovremmo trovare un ingresso secondario per questa casa dell'inferno? Cara Svenska, non ti rendi conto che è una casa dell'inferno? Cioè se ne renderebbe conto anche un bambino tipo di 2 anni che non sa neanche minimamente cosa sia l'inferno. Per cui, cioè più di così, possiamo arrampicarci qui? No, ho sbagliato proprio di grosso. Ci sarà una porta secondaria. Allora, la levetta, ragazzi, di sto pad mi fa sempre abbastanza dannare, perché non so perché non è molto precisa. Per cui certe volte quando il personaggio, vedete, deve girare fa un po' fatica. Però, vabbè, ci faremo una ragione anche di questo. Poco importa. L'importante è giocare, no? E qua l'avete lasciata aperta la porta? Toc toc. Penny? Penny? Dottor Felton? Ancora? E fumi troppo te, mi sa, cara mia, eh? Good evening. Miss Reed, you already told me at the intercom, and as I already told you, Mr. Felton is no longer a patient at the Institute. I came here voluntarily, outside the Institute. So what do you want? I am personally re-examining your case. Causes, reagents. I strongly believe there are alternative ways and probably other experiments that are worth a try. I am fighting with the Institute to recognize there are other adequate remedies for your husband's pathology. Oh, no, please. I'm just assisting him. I'm his nurse. I didn't know. It's okay. I suppose you want to talk to him. Thank you. I apologize for the darkness, but Mr. Felton's sight has been damaged and immensely compromised because of the disease. Anyway, I am Gloria. Oh, and please, refrain from smoking inside. Mr. Felton hates the smell of smoke. Sorry. L'avevo appena accesa. Continuo a dire che la situazione è molto strana. Prima non mi voleva far entrare, però dopo mi ha fatto entrare. Poi mi ha detto scusate per il buio in casa. E vai, buio. Fantastico. Ok, abbiamo anche sbloccato un obiettivo. Cara infermiera Gloria. Please, this way. Certo, la seguo con molto piacere. Smoking? Yes, such a shame. You should quit. You have no idea how bad this is for you. Not only for your health, but it's also very expensive. Money and time wasted. I have so much to do every day. I couldn't waste time with such a bad habit. Okay. Do you assist Mr. Felton all day? Oh no, from midday to 8 p.m. Then I go back home. I live near here. If needed, he can contact me with a pager, but that's not often. Allora, his wife takes care of him when I'm off. What can you tell me about her? I met her just a couple of times. She's usually out or locked in her bedroom when I'm here. Let's say they don't seem to get along. I didn't know. But, you know, when she's home, she listens to the same music, the same song, over and over. Uh-huh. Questo le fa credere che sia sana di mente, signorina Gloria? Vabbè. Faccia conto che non ho detto niente. Questa casa è immensa, tipo. L'ho detto io che era la casa dell'inferno, tipo la casa dell'incubo. Vabbè. This way, please. Signor Felton. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Okay. Okay.
Ma pure te che te vai a mettere in queste situazioni, cioè andare a casa di un tuo ex paziente perché ti è venuto in mente chissà che modo di provare a... Cioè, fatti i fatti tuoi no, Mai. Bello, sì, il quadro. Ok, abbiamo trovato un collezionabile, l'incoronazione di una vergine. La fanciulla guarda il cielo con occhi impietriti ed una luce la investe, ma qualcosa è come non dovrebbe. Dal cielo cupo di tempesta che incombe tendono le terrificanti mani di creature sconosciute. Provoca in me un certo malessere. Penso che lo provocherebbe in chiunque un certo malessere, no? È abbastanza inquietante. Ok, non mi permette di correre. D'accordo, direi che continueremo a ficcanasare un pochettino, un poco in giro alla ricerca di oggetti con cui poter interagire. Belli questi quadri, quella dovrebbe essere tipo la testa di che cosa? Qua c'è una porta, è una statua che mi minaccia di non entrare, ma io entrerò lo stesso. No, come ho detto, non mi lascia entrare. Non mi fa interagire con nient'altro, ragazzi. Questo posto è talmente pieno di cianfrusaglie che potrei anche rompere qualcosa, però non ci dà la possibilità di farlo. Che tristezza. Vabbè, allora mi sa che possiamo interagire col cassetto della scrivania. Proprio antisgamo ficcanasare la scrivania delle altre persone, no? Cos'è? Azienda agricola, coniugi Felton, rosso gallo chiude, pericolo contaminazione. Indagati Wyman e coniugi Felton per presunta attività criminosa e danni del consumatore e degli addetti alla produzione. Merda! Comune per gli Ashman e le 12 sorelle del convento poco distante. Vediamo il retro se c'è qualcosa. Maledetto. Maldito hijo de puta. Visto cosa scrivono di me sui giornali, avete voluto rovinarmi, ma adesso me la... Avete voluto rovinarmi, ma ve la farò pagare a caro prezzo, a partire da tua figlia. Credi che non sappia chi è suo padre? Sono sicuro che gli farà piacere sapere che quella è sua figlia. Mostra che hai le palle, prenditi le tue responsabilità. Ma che dico, palle? Tu le palle non ce le hai mai avute. Ai ai ai. Situazione direi spinosa, ragazzi. Molto spinosa. Quindi la situazione in questa azienda è precipitata. Il tipo sembrerebbe aver fatto degli esperimenti. I tizi si accusano a vicenda. God, miss? Well, it would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower. Everything else is not God, but an aptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. What? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But pardon me, I forgot my manners. Please sit down. E tu sei abbastanza inquietante, direi. Posso dirlo? Dr. Reed, I suppose. Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words, they didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria. Yes, see if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed? 1958? Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt.
And it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency. Overdose of non-prescribed drugs, opiates. Naxalone? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste's never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with... Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter... Mr. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you! How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate... I don't have the strength for this now! I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Provocarlo. Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or has you called her? Jennifer? I asked you a question! The back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending tone? Threatening you? So maybe I should ask your wife, then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. You know the way. Grazie, arrivederci. How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately. A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Wow, ok. Quindi non era una dottoressa dell'istituto dove lui era stato, bla bla bla. È andata lì tipo per indagare sulla scomparsa di questa ragazzina di cui appunto avevano inquadrato un foglietto all'inizio, ragazzi, di scomparsa. Però... Ok, l'infermiera se ne sta andando, suppongo che sia un... buon motivo per andarci adesso, no? Oh, Gesù, Giuseppe e pure Maria. Perché devi tornare là dentro? Perché? Non lo fare. Ho proprio una pessima impressione e sensazione. Una pessima di qualsiasi cosa. I casini e gli orrori iniziano proprio da cose come queste. Cioè andarsi a piccare in un posto dove non sei voluto e dove ti hanno cacciato.
da dove ti hanno cacciato. Minchia, oggi non so parlare. Mi sto mette nervosa. Mi sta venendo l'ansia già. Oddio. Ok, mi sta chiedendo se voglio salvare la partita. Ovviamente sì, che domanda. Cerca gli specchi con il metronomo. Da questo momento dovrai utilizzarli per salvare la partita. Ok, quindi non ci sono salvataggi automatici, mi sembra di aver capito. Bisogna cercare gli specchi, tipo in Devil Within con Seb. Alcune aree della casa di Richard Felton sono davvero oscure. Yeah! Potrebbe essere difficile orientarsi. Premi l'interruttore torcia per illuminare la tua via. Ricorda però di spegnerla se non vuoi dare troppo nell'occhio. Va bene. Indaga sulla scomparsa di Celeste. Ovviamente possiamo, ragazzi, ispezionare tutti i cassetti. Qua ci dice adesso di individuare la sorgente della melodia e di incontrare la signora Felton. Qua cosa c'è? Una foto? Ui, vediamo un po'. Dicembre 68, felicemente insieme. Cosa è successo dopo quel felicemente? Boh, non lo so. Comunque è interessante perché possiamo aprire diversi cassetti. Che vuol dire sticona? Possiamo forse usarlo per lanciarlo, davvero? Io lo lancio addosso al vecchio, non mi interessa, Allora, Y non apre l'inventario. Su, per selezionare diversivo rapido. Diversivi servono per rallentare o distrarre un nemico. Ne puoi portare fino ad un massimo di 3. Una volta preso un diversivo, puoi equipaggiarlo dall'inventario tramite la selezione rapida. Esistono diversi tipi di diversivo lanciabili, quindi si mira con L2, si lancia con R3. Tieni premuto il tasto mira per puntare il tuo avversario. Usa il tasto lancia diversivo per scagliare l'oggetto. Puoi utilizzare questi oggetti per colpire il nemico e stordirlo per un breve periodo di tempo o per attirarlo in una certa direzione e liberarti il passaggio. Piazzabili. Possiamo piazzare il diversivo con quadrato. Tieni premuto il tasto piazza diversivo per armare il diversivo e attrarre il nemico verso quella zona. E possiamo anche piazzarli, ragazzi, sulle porte. In questo modo puoi ostacolare il tuo nemico o intuirne la posizione. Perfetto. Ok, abbiamo preso un diversivo, meraviglioso. Ok, infatti con su possiamo selezionarlo. Madonna, raga. Ok, allora a me già, ve giuro, mi sta assalina certa pauretta, Ve lo dico proprio così. Ok, ne abbiamo preso un altro. Vediamo un po', l'ambiente comunque è molto esplorabile, Cioè perlomeno possiamo aprire diversi cassetti, vedere se troviamo indizi all'interno. Un'arma, Grazie agli oggetti di difesa puoi sferrare un colpo al tuo nemico se questi ti ha raggiunto e immobilizzato. Quando l'avversario sta per ucciderti, puoi usare il tuo oggetto di difesa seguendo le istruzioni sullo schermo. Un oggetto di difesa può essere utilizzato una sola volta e non puoi portarne più di uno. Nel caso in cui tu non disponga di oggetti di difesa, non avrai scampo dalla presa letale del tuo nemico. Che bello! Perfetto, quindi ci saranno, non so se ho capito, che ci sarà una specie di quick time event. Comunque, cioè, ci saranno delle istruzioni da seguire per difendersi. Prendiamo anche questo diversivo. Per difendersi, ragazzi, possiamo nasconderci. Bene, possiamo zoomare con L2. Premiamo A per uscire. Ok, a me già so che sto gioco mi farà venire una certa ansia, ragazzi. Altro che certa, mi sa che mi farà venire un sacco d'ansia, Ma proprio un sacco. Allora, LT per abbassarci e A per aprire la porta. Qualcuno? Potrebbe essere in agguato dietro la porta. Prima di passare puoi sbirciare per vedere se dall'altra parte c'è un nemico. Avvicinati ad essa silenziosamente con il tasto abbassati e premi apri porta. Quindi possiamo usare L2 per bloccare la porta. Se invece sei inseguito, premi il tasto blocca porta davanti ad una porta chiusa. In questo modo puoi impedire l'entrata al tuo nemico. Attenzione, puoi bloccare la porta solo per un breve periodo di tempo. Tutti questi tutorial non è che a me mi stanno a mettere tanto coraggio, Anzi, direi proprio il contrario. Allora, c'è anche l'ascensore in casa, che meraviglia, pensate un po'. Qua c'è un altro diversivo, però non posso più prenderne, ragazzi. Possiamo nasconderci dentro gli armadi, giustamente. Oddio, sto cappotto qua dentro mi ha fatto prendere un colpo. Saranno reminiscenze di Among the Sleep, probabilmente. Allora, immagino che la tizia sia di sopra, perché quando eravamo all'interno della stanza del signor Felton, ha guardato di sopra.
la nostra cara Madame Svenska, per cui suppongo proprio che la tipa sia di sopra. Allora, è chiusa a chiave, niente da fare. Ma questo? Bello, chi sono? Forse parenti lontani del dottor Feleton? Non lo so, cara Madame Svenska. Forse ho bisogno di qualcosa per usarlo, cioè forse ho bisogno di qualcosa per aprirlo, semmai vorrei dire. È chiusa pure questa. Sembra chiusa dall'altro lato. Bene, mi sa che non ci resta altro che andare di sopra. Va bene, io speravo sinceramente di trovare già tipo un salvataggio, però è bloccato ad un altro piano. Perfetto, vabbè, andrò di sopra così allora, a piedi, va bene? Ah, qua possiamo nasconderci, ok. Ok. Tutte ste cose, ragazzi, già mi stanno facendo proprio venire il respiro corto, perché non oso immaginare che cosa ci aspetterà d'ora in avanti a sto punto. Oddio. Ehi? C'è nessuno là? Madonna, quanto è grosso sto posto, ragazzi. Mi sa che è ancora più su comunque, eh. Cioè, oddio, no. Qua adesso è tutto sbarrato, tipo. Premi A per potenziare il tuo oggetto da difesa. Un potenziamento permette di migliorare una caratteristica dell'oggetto difensivo attualmente equipaggiato. Puoi avere un solo potenziamento alla volta. Esistono due tipi di potenziamento: danno, stordisce per più tempo il nemico. L'oggetto può essere usato due volte, applicabile con il rocchetto di fil di ferro. What? Vabbè. Potenziamolo, tanto, visto che è qua. Ok, perfetto. Resistenza migliorata, grandioso. Comunque qua non c'è più niente, raga, quindi mi sa che il piano giusto è questo. Ehi, c'è qualcuno là? Minchia, sto posto è enorme, Dio santo. Potevano farlo un po' più grande? Mi sa che siamo sulla via giusta, raga, perché la musica si fa sempre più forte. Ci siamo, è qua Ehi, è qua. Mrs. Felton. Are you here? Please, Mrs. Felton. Oddio, muoviti però. Ah! Ok, ragazzi. What happened, my dear? The record player got jammed again, right? Yes, I know. You keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. How can I say no to you? Now get some rest, love. My little Jennifer. Huh? Jennifer? What? Ok.
Oddio, in quest'area è presente uno stalker. Decidi tu se aggirarlo di soppiatto, distrarlo oppure affrontarlo. Ricordati di non fare rumore, altrimenti si metterà sulle tue tracce. Evita di correre o usa il tasto abbassati per muoverti silenziosamente. B per schivare, nel caso lo stalker si avvicini troppo a te, premi il tasto schivata per evitare il suo attacco se hai ancora fiato a sufficienza. Ok. Prova a fuggire dalla villa. Io te l'avevo detto, la conce tua madre, di non entrare, Dio santissimo. Te l'avevo detto, i coniugi Felton, sì. Te l'avevo detto. Porca vacca miseria, minchia che schifo. Direi di provare a uscire dove siamo entrati. Ok. Cioè, da qui. Oh, Dio, io lo sapevo che la cosa puzzava tantissimo. Il punto, ragazzi, è che non so se mi ha salvato la partita. Non mi ha salvato la partita, ragazzi. Quindi i salvataggi non sono automatici, quindi non è quando c'è il metronomo. Vabbè, la prossima volta riprenderò comunque da lì, ragazzi, perché sennò il video dura veramente troppo. In ogni caso, wow, l'inizio promette veramente bene. Questo video termina qui. Grazie a tutti. Un bacione. Updosh a tutti, ragazzi. Ciao! Vi ricordo, ragazzi, che se volete costanti aggiornamenti sul canale potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione e anche il link per farmi delle donazioni. Ciao!